Doveva essere una partita agevole sulla carta per la Sampdoria, si rivelerà essere invece un'autentica faticaccia, eppure le cose si erano messe benissimo per la formazione di casa che in apertura ha trovato subito il gol grazie a questo gentile omaggio da parte di Mangili che calcia sui piedi dell'attaccante Pontino proprio sulla riga di porta. Il gol che però Terenzi prova nuovamente a realizzare la traversa, in questo caso che gli nega la gioia del gol. C'è poi occasione anche per la dilettante Falasche, ma non viene concretizzata. Bulboa che poi è bravissimo a rubare questo pallone sulla linea di metà campo, a involarsi verso la porta avversaria, a infilare il portiere Mangili con un tocco sotto sul secondo palo. La Sampdoria sembra in assoluto controllo della partita con Terenzi che ha questa chance per realizzare il gol del 3-0, ma un salvataggio disperato sulla riga di porta gli nega la gioia di questo gol che arriva però con Bulboa che ha defilato sulla sinistra. Quindi la Sampdoria sembra a questo punto avere un vantaggio confortante, 3-0, la partita sembra chiusa, ma Neroni rifiuta però la sconfitta. Il giocatore ospite, nonostante l'età, davvero gioca una partita orgogliosa e soprattutto brillante, piena di giocate illuminanti. Dopo aver trovato questo gol su punizione, poi arma il sinistro letale da parte di Novara che infila Ciarla sul secondo palo. La partita è riaperta e la formazione ospite sembra davvero scatenata in questo finale di secondo tempo, ma soprattutto la Sampdoria sembra davvero aver assunto un sonnifero perché è assolutamente imbambolata e guarda tutte le occasioni che capitano sui piedi dei giocatori ospiti, in questo caso è Taverniti. Ciarla sembrava essere sconsolato perché gli arrivano tiri da tutte le parti del campo e non si spiega il motivo perché la dilettante Falaschi finora ha raccolto una sola vittoria in tutto il campionato. Finisce il primo tempo come una liberazione. Angeletti si fa sentire nell'intervallo perché la Sampdoria cambia completamente musica e da andamento lento si passa al rock duro perché c'è il gol di Terenzi che ha realizzato il 4-2 e poi ancora una volta Bulboaca che mette a segno il gol del 5-2, una tripletta personale per Bulboaca che è stato il migliore in campo della sua squadra, così come lui è stato Neroni per la dilettante Falaschi. Neroni che non ci sta e continua a mettere in difficoltà la difesa di casa, nonostante il risultato abbia ormai assunto delle proporzioni sicuramente pesanti per la sua formazione. C'è anche il gol del 6-2 di Martufi. A questo punto si tratta davvero di limitare i danni per la dilettante Falaschi che ci prova con Novara. Questo contropiede micidiale, bravissimo però Ciarla che legge nel pensiero dell'attaccante ospite la sua intenzione. Poi c'è questa incursione da parte di Ciuffa che mette dentro il gol del 7-2, dunque il Latina che si può a questo punto scatenare con una vagonata di segnature. C'è da dire però la dilettante Falasche non poteva opporre tanta resistenza, considerato anche il fatto che era giunta a Palabianchini in condizioni numeriche davvero limitate dal fatto delle assenze. C'è stato questo palo di Taverniti, poi il contropiede condotto ancora una volta dalla Sampdoria che trova con Abenda il gol del 9-2, Abenda che era stato anche protagonista all'andata contro la formazione della dilettante Falaschi, avendo trovato anche in quell'occasione una segnatura prezioso, poi mette dentro con questo tocco morbido la sua doppietta personale. Chiude dunque il match con questo parziale Latina 10 dilettante Falaschi 2, dunque 3 punti importanti comunque per la Sampdoria per rimanere aggrappato al treno di vertice guidato dalla Virtus Fondi.